Al Nanni di Bellaria, vero scontro diretto per la lotta a salvezza, entrambe le squadre arrivano all'appuntamento con all'attivo due vittorie raggiunte nell'ultimo turno di campionato, punti pesantissimi per gli adriatici raccolti in casa del Faenza, vittoria che rilancia il giallo-blu quella col Foscio Gaia dopo un periodo buio. Non a caso la gara regala 5 reti all'attivo, mettendo in mostra da una parte Luzza e Barducci e dall'altra parte Bellavista, che Radio Mercato a dicembre dava vicino proprio a Nova Feltria. Con l'immagine a cura di Giacomo Alpini entriamo nel vivo del match, con gli ospiti che trasportati da Barducci vanno a questo traversone. Mignani anticipa Mezgur onde evitare pericoli maggiori, ma il primo vero acuto lo reca il Bellaria. Taglioli sbaglia in fase di postazione, Bellavista ne approfitta ma non aveva fatto i conti con l'ottimo Romani. Dall'angolo lo scambio Luzzi-Barducci porta un traversone ribattuto sulla testa di Piva, il cui tentativo termina lentamente al lato. E quando la determinazione ospite si illumina attraverso il piede caldo di Luzzi, il gol è cosa fatta. L'attaccante inventa un diagonale velenoso che Mignani vede partire all'ultimo, 1-0 per il Nova Feltria. Il portiere si riscatterà poco dopo quando Mezgur serve in velocità a Barducci, qui tiro viene sventato proprio dall'estremo di casa, sfida che si rinnova tra i due quando da posizione defilata ma dentro l'area di rigore Barducci chiama al volo plastico Mignani. Il Nova Feltria continua a produrre, lascia Mezgur Luzzi e segue questo nuovo tiro, Mignani è chiamato ancora in causa. La squadra di Fabiani meriterebbe miglior sorte, dall'altra parte Bellavista fa le prove del gol, il suo tiro dalla distanza è una semplice chiamata per Romani, ma il portiere poco dopo dovrà arrendersi quando il folletto servito da Zanni lascia filtrare questo pallone toccandolo nel momento opportuno per infilare la retroguardia ospite, 1-1. È il momento migliore questo per il Bellaria, che ha la grande chance del vantaggio quando Taglioli tocca il pallone con un braccio in area di rigore. Dal dischetto Zanni calcia a botta sicura, ma Romani è strepitoso nell'allungo. C'è ancora il tempo per un altro tentativo fuori misura del Bellaria, ma le squadre vanno a riposo solo 1-1. La ripresa è ancora più avvincente, Bellavista cerca il gol della domenica, tiro a giro che si perde sul fondo. Sartini dall'altra parte non inquadra lo specchio della porta e quando Mezguri inventa, l'ex gambettolo Barducci ringrazia. Fuga verso la vittoria, verrebbe da dire. Gol di rapina e nuovo vantaggio del Nova Feltria. Il Bellaria recrimina su questa azione per un fallo di mano, il tiro finale di Chiusi risulta di comoda presa per Romani, ma è la giornata di Bellavista, qui dalla distanza prende le misure alla porta, pallone che si alza di un nulla, ma Luzzi non vuole essere da meno, dall'altra parte numero da foca e tiro al volo, di poco alto. Gli spazi si aprono, qui Zanni ha l'occasionissima con un rigore in movimento per pareggiare, ma calcia la sfera alle stelle, mentre il tiro di Facondini, due giri di lancette dopo, risulta non irresistibile, ma Romani, in una partita perfetta, opta per la soluzione a mano aperta, che porta il Bellaria al pareggio. Nel recupero prolungato di ulteriori 30 secondi per scelta arbitrale, il Bellaria compie l'incredibile sorpasso, difesa già nello spogliatoio quella del Nova Feltria, Bellavista libero di colpire, e segue i 3-2 che scatenano un incredibile puttiferio in tribuna e in campo, dove Fabiani, nel chiedere spiegazioni al direttore di gara, viene allontanato anzitempo. Termina qui una partita che regala spunti interessanti, fa capire che il Nova Feltria ha diverse chance di potersi conquistare questa salvezza giocando così, ma occorre con urgenza registrare la difesa, il solo portiere non basta, promuoviamo centrocampo e attacco. Il Bellaria invece risulta fragile in difesa, ma ha qualità a centrocampo e in avanti, con un Bellavista schierato titolare sempre anche nel girone d'andata, magari qualche punto in più in classifica era lecito aspettarselo.